Ciao a tutti amici e bentornati su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nella scorsa parte abbiamo completato la sfida di Koga e in questa parte non andremo avanti propriamente con la storia, ma voglio prendermi un piccolo episodio, così un pochino di pausa. Un episodio tranquillo, magari anche un pochino più corto del solito. Perché voglio andare a esplorare con voi, ragazzi, l'altopiano delle origini, ovvero il punto da cui è iniziata tutta la storia di Zelda Breath of the Wild e di conseguenza anche di Tears of the Kingdom, perché Tears of the Kingdom è il sequel di Breath of the Wild. Ecco, volevo ritornare in questo posto per vedere come sta, per vedere com'è cambiato. Com'è cambiato il santuario della rinascita, per esempio. Ecco, purtroppo il passaggio principale è bloccato, quindi dobbiamo salire in questo modo. Però ce la facciamo. Ecco, mi prendo questo piccolo episodio di pausa, ragazzi, perché nel frattempo, come avrete magari anche potuto notare dalla barra della stamina, off camera sto facendo un po' di sacrari, ne sto facendo veramente tanti. E sto per mobilitarmi, diciamo, per andare a recuperare l'armatura definitiva, quella che effettivamente utilizzerò. Eccoci qua, signori. Altopiano delle origini. Bello come l'avevamo lasciato. Ecco, mi sa che in questo momento ho sull'armatura dei Rito. Direi di rimetterci la nostra. È proprio come l'avevamo lasciato. Più o meno. Eh già, signori. Guardate che bellezza. Lì c'è il tempio del tempo, il santuario del tempo, non mi ricordo qual è il nome preciso. Da qua si vede sempre il castello di Hyrule che ancora una volta è sommerso dalla malvagità. Ecco, direi prima di andare lì sopra al santuario che dovrebbe essere mezzo circondato. Ok, allora ci sono un bel po' di mostri in questo altopiano delle origini. Forse mi sono dimenticato di dirvelo. Ci sono molti mostri, sono molto forti. Anche questa chiesa è circondata da mostri, come potete vedere. L'unica cosa che mi dà un po' fastidio, diciamo, di questo. Esatto, il santuario del tempo. L'unica cosa che mi dà un pochino fastidio di questo posto, il fatto che abbiano voluto metterci dei mostri, mi dà fastidio. Perché secondo me questo qui è un posto che doveva rimanere immutato. Voglio vedere se c'è dentro qualcosa, ragazzi. Eccola qui. Nel frattempo sentiamo la musichetta di Breath of the Wild. In teoria questa statua non dovrebbe essere utilizzabile per la preghiera, almeno per adesso. Perché, esatto, altopiano, l'ingresso del castello sono sotto l'acqua. Perché in teoria dovremmo fare una missione che consiste nel sistemare l'acqua che chiude l'altopiano delle origini. Questa qui, questa diga, dovremmo drenare la diga. Ecco, è una missione abbastanza secondaria, non è obbligatorio farla. Quindi può essere che magari la farò, magari non la farò, non lo so, vediamo. Nel frattempo voglio fare una foto a Firodra. Oddio. Ok. Visto che non ce l'avevo. Ah, ce l'avevo già, ok, no, lascia immagine presente allora. Ah, certo, perché forse l'avevo comprata con il compendio. Va bene. Direi adesso di andare al santuario. Al tempio della rinascita, si chiama? Il santuario della rinascita, comunque è quello. Vediamo se qua c'è ancora il Korogu. No, mi sa di no. Qua in Breath of the Wild c'era una spada, vi ricordate? Siamo passati di qua proprio il primissimo episodio.
che è anche il trailer del mio canale. Tra l'altro Breath of the Wild come serie, ragazzi, aveva totalizzato tantissime visualizzazioni. Veramente un sacco. Sono un pochino più calmo, ragazzi, perché voglio che anche voi assaporiate questo momento. Voglio farvi assaporare proprio l'essenza di questo ritorno, anche se non avete magari giocato a Breath of the Wild. Ecco, per me è una grande emozione essere qui. Perché Breath of the Wild, diciamo che è un gioco che mi ha lasciato molto. E più di quello che mi sta lasciando Tears of the Kingdom, sicuramente. Non per questo io non amo Tears of the Kingdom, anzi, è un bellissimo gioco. Però, ecco, questo qui, ragazzi, se lo colpite vi droppa delle gemme, lo sapete? Forse ve l'avevo già detto. E anche tante, eh. Ah, vedete dove entra? Ci porta all'interno. Vi ricordate, ragazzi? Quando su Breath of the Wild si esce di qua e c'è la cutscene dove si guarda tutto. Che bellezza. Tra l'altro là c'è un sacrario. Sì. Mi segno la posizione, ragazzi, dei vari sacrari perché poi li devo tutti fare off camera. Entriamo nel frattempo nel sacrario della rinascita, che ovviamente adesso è completamente distrutto. È in disuso. Chiaramente, questo qua lo distruggiamo subito così ci dà l'emblema. Ah, vi ricordate, qua è dove c'era. No, qua forse non c'era niente. Qua è dove c'era la stele, mi pare. Dove c'era la tavoletta Sheikah, tipo qua. Che poi si apriva il portone. Mentre qua. Qua, ragazzi, c'era. E quest'acqua in teoria dovrebbe ristabilire la vita. Sì, è un'acqua che ristabilisce la vita. Qua c'era la nostra vasca. Quella dove abbiamo dormito per oltre 100 anni. Mi dice che c'è un sacrario qua vicino. Forse è qui sotto? Perché qui c'è un passaggio. Clan Yiga, eh? Vuol dire che questo posto è stato profanato. E così il nobile spadaccino si è ridotto a raccattare dei resti di cibo, eh? Sei caduto in una trappola così banale. Questo è un magazzino segreto con gli oggetti recuperati nel sottosuolo. E ora che lo hai scoperto, devo eliminarti. Per il maestro Koga. Ah, sono tre? Vabbè, non dovrebbe essere difficile sconfiggerli, ragazzi. Come sapete, gli Yiga non sono poi così forti. E noi siamo tanti. Ok. Arco a doppio tiro? Questo è buono. Questo è buono. Lasciamo giù un po' di questi archi qua che non mi sono mai piaciuti. E la Kogatana della prontezza. Possiamo lasciare giù anche un'arma tipo questa, per la Kogatana. Eccoci qua. Ah, qua c'è un altro archetto. Autorizzazione verificata. Grazie per esserti occupato della minaccia. Il clan Yiga mi ha preso e mi ha portato qui. Al momento non posso fare il ritorno nel sottosuolo. Continuerò a svolgere i miei compiti da qui. Mi occupavo delle lastre schema nel sottosuolo. Ok. Confermo la presenza di una lastra schema che non possiedi, te ne darò una nuova. E ci dà? Veicolo con laser. Sembra buono. Ok, grazie mille. Ma mi dice che qui, ragazzi, c'è. Di qua c'è un sacrario. Può essere. Può essere che ci sia.
Qua non mi posso arrampicare. Però io vedo che qui dietro c'è qualcosa. Qui dietro c'è qualcosa, ragazzi. Quindi forse. Forse dobbiamo dare fuoco. Questa qua riesce a prendere fuoco? Sì. Ok. Non dobbiamo correre perché sennò si spegne. Oh, ha funzionato. Katana della prontezza. Ah, questa è buona. Lasciamo giù questo ventaglio che in realtà non ci serve più. E qua possiamo risalire. Ok. Diciamo che quello che volevo farvi vedere ve l'ho fatto vedere qui dentro. Ora, prima di chiudere l'episodio. Direi che passerà un bel po'. Prima di chiudere l'episodio, intendo. C'è un'ultima cosa che vi voglio far vedere, che non è proprio l'ultima cosa, perché voglio fare anche un'altra cosa all'interno di questo video. Però ecco, c'è un'altra cosa che vi voglio far vedere. Un'aquila. Non è quello che vi volevo far vedere. Qui è caduto un ramo. Dobbiamo fare in fretta perché sta per tornare la pioggia. E per farvi vedere questa cosa dobbiamo arrampicarci, quindi sarebbe comodo se non piovesse. Purtroppo in questo altopiano delle origini, tutte le volte che ci sono venuto, l'ho sempre trovato con un tempaccio. Non so perché. L'hanno fatto così questo luogo, l'hanno voluto rendere, non lo so, un qualcosa di boh? Non ho idea. Vabbè, saliamo qui sopra, ragazzi. Saliamo sulla chiesa. Perché c'è una cosa che vi voglio far vedere qui sopra. Che non è una cosa utile per il gioco, in realtà. Però è una cosa per i più nostalgici. È una cosa che potete. Vi potrebbe piacere, ecco. Se avete apprezzato Breath of the Wild, vi potrebbe piacere. Siamo arrivati al limitino, eh. Link, non cadere. Saresti. Uno stupido a cadere così. Vi ricordate qui sopra, ragazzi, che abbiamo incontrato il re di Rule, il papà di Zelda? Vediamo cosa c'è qui dentro. Tessuto nostalgico. Per la paravela. Quindi. Ora in realtà qua. Vi ho anche fatto vedere tutto perché non ci dovrebbe essere. Molto altro da farvi vedere. Ecco, possiamo giusto guardare magari qui sotto. Ma vi assicuro che non c'è molto da farvi vedere. Qui è dove avevamo trovato le prime armi. No, qui avevamo trovato i pantaloni su Breath of the Wild, se non erro. Esatto. Va bene, ragazzi. Qui c'è la fontana, chiaramente è tutto distrutto. Oh, c'è un sacrario. Ah, aspettate, ma questo qui mi sa che è il sacrario quello che mi dava. Anche quando ci giocavo da solo. Che mi diceva che qui c'era un sacrario, ma mi diceva che era tipo sottoterra. Una roba scandalosa. Mi diceva che era tipo qui sotto. È perché in teoria, ragazzi, prima dovremmo togliere tutta questa. Ma ci stanno ancora seguendo? Ah, ok. In teoria prima dovremmo rimuovere tutta quest'acqua, vedete? E una volta rimossa quest'acqua. A regola. Esatto. Qui sotto ci dovrebbe essere un sacrario. Ah no, ok, no, ricordavo male. Possiamo direttamente fare così, guardate. E adesso abbiamo liberato il passaggio. Mi ricordavo che fosse molto più difficile. E invece no. Eccoci qua, signori. Qua possiamo fare scorpacciata di Aspio. E qua c'è una strana statua. Tu che odi la mia voce. Vieni da me, dirigiti verso le rovine del santuario del tempio. Del tempo. In fondo alla sala sull'altopiano. Ah, ok, questa qui è sempre la missione secondaria.
Va bene ragazzi, per quanto riguarda l'altopiano delle origini siamo a posto. L'ultima cosa che volevo fare era andare qui al villaggio di Finterra, perché alla tesseria, pellette, non so come si chiami, possiamo farci cambiare la paravela. Dovrebbe essere qui. Eccoci qua. Tu dovresti cambiarci la paravela in teoria. Non mi ricordo se sei tu. No, forse tu colori materiali. No, tu colori. Ah, grazie del tessuto comunque. Ah, sapete che forse qua non ci siamo mai stati? Ah, posso rifoderare la tua paravela. Esatto, era qui. Rinnovo la paravela. Sì, ti do il tessuto nostalgico. E con 20 rupie, che è veramente pochissimo, possiamo rifoderare la paravela. Tessuto pronto, inizia la magia. Ecco fatto. Torna al mio negozio quando vuoi e a bientôt. E come vedete, adesso abbiamo la paravela di Zelda Breath of the Wild. Così, giusto per essere un pochino più nostalgici, ragazzi. Va bene. Direi che per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio per averlo visto. Commentate, condividete questo video con tutti i vostri amici. In descrizione trovate tutti i link di Instagram, Telegram, tutto quello che volete. Lasciatemi piace, iscrivetevi se siete nuovi e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video di questo gameplay e nessun altro mio video, visto che faccio dei contenuti parecchio interessanti, lunedì horror. Adesso mi sono fermato, però riprenderò anche con Minecraft. E io vi ringrazio. Noi ci vediamo in un prossimo video. Buona giornata e ciao a tutti.